sapete, le scelte sono multiple, variabili, flessibili, in base a quello che vuole e che all'esperienza che vuole provare il consumatore. Abbiamo scelto Meraviglia? Dico bene? Ecco, dato che abbiamo scelto Meraviglia, nonostante abbiamo il nostro schermo olografico, ci troviamo già immersi all'interno dell'ambiente di Meraviglia. Però abbiamo scelto la nave, dobbiamo scegliere la crociera. Quindi individuiamo una crociera di Meraviglia che parte a marzo, io direi siamo a Milano, qui a Genova. Quindi ovviamente è uno schermo che contiene non solo la parte emozionale ma anche la parte di configurazione. Nella parte destra dello schermo avete tutto un riepilogo delle scelte effettuate, quindi per esempio il porto d'imbarco, quando si parte, ecco, grazie Daniele, ci sta mostrando come basta puntare il porto per sapere avere il nome dei singoli porti dei vari itinerari. Io direi definiamo, scegliamo la Meraviglia di Genova. Per selezionarla non facciamo altro che toccarla, indicarla. A questo punto il sistema in automatico propone anche il prezzo, perché è giusto, il miglior prezzo a partire da di quella selezione con quella composizione della cabina. Quindi abbiamo tutte le informazioni al nostro utente, selezioniamola, però dobbiamo scegliere in quale cabina andare a dormire. E perché, come fare a scegliere cabine se non entrando dentro queste cabine? Quindi come vedete stiamo vedendo la cabina interna, ma siamo dentro la cabina. Sfogliamo, vediamo se ci sono altre cabine disponibili. Passando alla cabina esterna cambia la visione e si entra all'interno della cabina esterna. E poi ancora, se vuoi, sfogliamo velocemente la cabina con balcone, sfoglia ancora, vediamo se ci sono altre cabine. Ah, c'è una bellissima cabina Yacht Club, magari ecco, su questa soffermiamoci un attimo a dare un'occhiata alla cabina Yacht Club. Quindi possiamo non solo selezionare, ma possiamo vedere, possiamo vivere queste cabine. Vai più avanti, che questa non è disponibile, dobbiamo vedere, ecco. Ovviamente il sistema dà in tempo reale la disponibilità vera delle cabine, delle crociere, così che non solo scegliamo la crociera giusta, ma scegliamo la crociera disponibile anche. E poi, ok, benissimo, siamo tornati. Io direi, selezioniamone una velocemente, penso che il messaggio sia passato. Prendiamo una con balcone, una bella cabina con balcone. Quindi il prezzo è aggiornato alla cabina scelta, la selezioniamo, la vogliamo far vedere, la possiamo vedere, possiamo indugiare quanto tempo vogliamo. Diciamo che è la cabina che va bene per noi, selezioniamola. Scegliamo l'esperienza, sapete bene che noi uniamo alla cabina, no? Che c'è anche l'esperienza, i servizi, direi un'esperienza fantastica, vado molto veloce, come vedete sfogliare è facilissimo, un movimento della mano molto naturale. Scegliamo l'esperienza fantastica, ancora il prezzo si aggiorna e vedete nello schermo di destra avete l'epilogo completo della crociera con tutte le informazioni salienti, compreso il prezzo finale, che tiene conto di tutti i parametri della scelta. Selezioniamo questa crociera. Benissimo, abbiamo finito, se volete, la nostra esperienza. Abbiamo viaggiato all'interno del nostro mondo, abbiamo creato un preventivo, vale a dire quella che potrebbe essere la nostra crociera. Questo è quanto. Se torniamo con la presentazione, il configuratore immersivo è questo, ma vi dicevo che c'è una chiosa finale, una chiosa naturale per questo progetto. Devo comunque inviare alla persona che ha lavorato, che ha utilizzato il configuratore immersivo, un riepilogo di quello che è stata la sua scelta. E anche in questo caso non vogliamo inviare un riepilogo qualsiasi. Il nostro non è un semplice riepilogo scritto, cartaceo, un PDF, ma arriverà un'email personalizzata all'utente con un link ad un video preventivo. Quindi abbiamo deciso di lanciare, di inviare, di riassumere la scelta, ma proprio quella scelta, attraverso un video che è unico perché è riguardante la scelta appena effettuata, viene formato dinamicamente in automatico in tempo reale. Ed è personalizzato perché come quello non ce ne sono altri. Abbiamo voluto aggiungere un'ulteriore chicca, un'ulteriore esperienza per il nostro consumatore. E quindi in questo caso l'esperienza che abbiamo